La nona edizione è un appuntamento importante che si ricolloca sempre alla fine della fase estiva per riprogettare e riprogrammare la ripartenza. Questa nona edizione, ancora nel pieno della pandemia, l'abbiamo connotata su due grandi appuntamenti. Il primo a Matera col ministro Speranza e tutti gli altri interlocutori, a partire dal direttore generale dell'Agenas, dell'Agenzia Nazionale sui Servizi Sanitari, per poter tracciare la riprogrammazione della nostra sanità pubblica nel nostro paese e nella nostra regione. Credo che la pandemia ha messo in evidenza tutte le storture del nostro modello economico e di welfare. C'è bisogno di investire perché con le pandemie avremo a che fare per molti anni. Abbiamo bisogno di linee guida chiare nazionali, la cui programmazione deve stare in capo al governo e le regioni devono governare gli aspetti gestionali. Quindi lanceremo la sfida della riprogettazione, della riprogrammazione della sanità pubblica, un grande investimento per il benessere di tutto. Dopodiché il sabato saremo a Potenza con il ministro della coesione Mara Carfagno, un appuntamento importante insieme a Bardi e al nostro segretario generale Maurizio Landini per poter parlare di PNR e di sviluppo, atteso che a distanza di 2 anni e mezzo dall'insediamento del governo Bardi non c'è ancora un piano strategico programmatico. È un'occasione storica che non possiamo perdere e la sfida che lancerà la CGIL, al di là delle polemiche che hanno connotato questa fase passata, noi chiederemo a Bardi di aprire un confronto, di costruire insieme un patto per il lavoro. Noi vogliamo essere costruttori in questo tempo così difficile in cui servono sinergie perché le scelte che faremo oggi incideranno sul futuro di tutti quanti.